Si riaccende la passione sportiva di casa Italservice col Balafiera che sabato ha riaperto le porte al pubblico pesarese per il 17° Memorial Nino Pizza, che ha messo in scena un pepato antipasto della prossima Serie A di calcio a 5. Di fronte ai biancorossi del neo allenatore Scarpitti, i trevigiani della Came d'Osson battuti dall'Italservice con un altalenante 4-3 timbrato dalle reti pesaresi di Denner, due volte De Oliveira e Murillo Schiocchet. Prove generali verso l'imminente piatto forte della Supercoppa. Prossima settimana andiamo a Torino a giocare la Supercoppa, il primo titolo, trofeo di questo campionato, e speriamo di far bene. Ecco, già siamo contentissimi di essere arrivati, considera che è la 12ª finale che giochiamo in 4 anni, quindi è un risultato notevolissimo. In un Memorial che, come di consueto, ha onorato il ricordo della figura di Nino Pizza, padre di Lorenzo e primo grande motore dell'azienda Italservice, è arrivata poi la doppia presentazione ufficiale delle squadre Italservice. Quella di calcio 5, la cui presidenza è rimbalzata dentro la famiglia Pizza verso Simona Marinelli, e quella dell'Italservice Loreto Basket, di cui Pizza è a sua volta divenuto presidente in quest'estate. È una gestione, fa un po' ridere dirlo, è anche simpatico, una gestione familiare, perché sai, ci ritroviamo, no, in famiglia, dove mia moglie è presidente dell'Italservice Calcio 5, io sono presidente dell'Italservice Loreto Basket. Quindi voglio dire, abbiamo voluto mantenere la proprietà di queste squadre in famiglia, diciamo, a livello familiare. Questo è molto importante perché ci fa capire a tutti quanto noi amiamo lo sport, quanto noi vogliamo bene allo sport, perché poi lo sport da sport diventa anche sociale, quindi per noi è molto importante avere anche settori giovanili molto ricchi, molto importanti, con tanti ragazzini. Considera che come Italservice Calcio 5 abbiamo più di 200 bambini, nell'Oreto Basket, nell'Italservice Oreto Basket abbiamo 45-46 bambini, quindi vuol dire che noi mettiamo a disposizione di questi ragazzini, di questi bambini e di queste famiglie delle palestre, delle strutture, quindi praticamente facciamo sì che lo sport si trasla nel sociale. Ecco, questo è molto molto importante, perché tanta gente, tante persone, tanti miei amici mi chiedono, no? La domanda che mi pongono spesso è: ma chi te lo fa fare? Perché comunque gli impegni ci sono da tutti i punti di vista, impegni economici, impegni di tempo, impegni a 360 gradi. Ecco, la risposta è questa: quando vedi un settore giovanile così nutrito, con quasi 300 bambini che giocano a calcio a 5 e a pallacanestro, questa per noi è una grande soddisfazione e un grande obiettivo raggiunto. Dopo il Memorial Pizza, l'amichevole fra Loreto Basket e Bramante Pesaro ha canalizzato i riflettori sulla pallacanestro targata Italservice, pronta al primo campionato di Serie B2. È una bellissima novità, perché erano tanti anni che non c'era più una squadra di pallacanestro che pesa in Serie B, e quindi già questo per noi è un grandissimo successo. Gli obiettivi sono quello di far divertire più gente possibile, di portare più gente possibile al palazzetto. Poi diciamo che hanno costruito, perché sicuramente ha fatto un grandissimo lavoro il nostro direttore sportivo, direttore generale Federico Ligi, il nostro allenatore Foglietti, hanno costruito una squadra all'altezza, un roster importante, però io come sempre ho detto, chi poi decide è sempre il campo, arbitro assoluto è il campo, quindi il campo dirà. Però ecco, già poter affrontare un campionato dove ci sono altre due squadre di Pesaro, quindi avere la possibilità di giocare tre derby con tante marchigiane, con tante partite interessanti, già questo per noi è un grandissimo risultato, un grandissimo obiettivo raggiunto.